Buongiorno a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale. Questo video è dedicato ai prodotti alimentari terminati nel mese di aprile. Sono parecchi e quindi cominciamo subito. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo qui della marca Pedon. Si tratta di un preparato per fare la quinoa con cereali alla mediterranea. È molto semplice prepararlo, si prepara 5 minuti in microonde semplicemente aggiungendo dell'acqua e il contenuto delle bustine, che sono la quinoa e appunto il condimento a base di pomodoro, basilico e aglio. È molto buono e a me è piaciuto tantissimo. Il costo è di circa 2 euro e mi è piaciuto veramente tanto. Poi abbiamo mangiato queste piadine della marca Cabianca, che è una marca che si trova al supermercato AMD. Sono con olio extravergine di oliva, sono buone, ma quando vengono piegate più delle volte si spezzano. E a me non piace che si spezzi la piadina quando la preparo, ma mi piace che resti integra. Comunque penso che le ricomprerò, perché comunque il gusto è piacevole. Abbiamo finito questi gnocchi della marca Cabianca. Anche questi sono venduti al supermercato MD, erano in super offerta a tipo 65 centesimi, sono un po' grossi come gnocco, gnocco un po' grossetto, però devo dire che sono buoni e si digeriscono facilmente, quindi insomma nel complesso è un prodotto positivo. Ancora della settimana greca comprate la Lidl, ho fatto questo preparato per il gyros. Si tratta di una spadellata di riso, verdure e carne. Si prepara in padella semplicemente aggiungendo dell'acqua, è un prodotto da congelatore. E allora, io l'ho trovato un pochino pesante, nel senso che aveva un sacco di cipolla e quindi aveva questo gusto molto forte, e un'altra cosa negativa era che la carne contenuta all'interno non era per niente buona. Era tipo della salsiccia, però non mi è piaciuto, quindi direi che questo prodotto non credo che lo ritroverò, ma sicuramente dovessi ritrovarlo non lo comprerei più, perché non è buono, non mi è piaciuto. Abbiamo terminato questo limone in barattolino, molto comodo per quando si fa il tè. Io lo uso specialmente per il tè e per i condimenti, perché così il limone resta sempre buono, insomma, no. Invece quando compri il limone fa presto ad andare a male, quindi io mi trovo bene con questo. Questo era della Limmi e l'ho trovato nella Degusta Box e costa abbastanza in negozio, quindi compro sempre la versione più economica. Poi, altro prodotto trovato nella Degusta Box è questa marmellata. Questa era una marmellata della Valfrutta 100% vegetale con pesca, carota e passion fruit e curcuma. Allora, diciamo che si sentiva essenzialmente la pesca e passion fruit, carota e curcuma proprio non si percepivano. Quello che non mi è piaciuto di questa marmellata è che era molto densa, molto pastosa, non era la classica marmellata gelatinosa, era proprio pastosa. Forse il fatto che aveva pochi zuccheri, e questo mi piace, però aveva questa consistenza un pochino strana. Il sapore comunque era buono. Finito questo miele della Conad in questa confezione praticissima, dove tu lo metti direttamente dove ti serve, nel tè o se vuoi fare delle fette biscottate con il miele. È molto comoda questa confezione perché non pasticcia, e quindi se lo ritrovo in questa confezione lo comprerò così, perché è molto molto pratico. Terminato poi questo zucchero di canna della marca Tropicana. E questo viene dalle Mauritius, pensa un po', e è un buono zucchero di canna normale, insomma, però buono, piacevole. Per quanto riguarda i tè, vi mostro questo tè della Coop Solidal, è un tè al limone biologico, mi è piaciuto tantissimo. Non so dire se aveva la teina oppure no, però facevo colazione tutte le mattine con questo tè, che era già aromatizzato al limone e quindi aveva già questo gusto piacevole di limone. Aggiungevo solamente un po' di zucchero di canna e, se lo volevo un po' più intenso, un altro po' di limone, tipo questo. E molto buono, ve lo consiglio se avete il supermercato Coop
dalle vostre parti, vi consiglio di acquistarlo perché è veramente buono buono. Sempre in tema di prodotti da scaldare, di infusi, vi consiglio anche questa Sogni d'oro, orti e frutti, questa in particolare con arancia, carota e ananas. È un infuso molto buono e non serve aggiungere a un profumo che, anche se adesso è finito, si sente ancora, è molto profumato e non serve aggiungere zucchero perché è come se fosse già zuccherato di per sé. Mi è piaciuto tanto, non è la prima volta che lo compro, sarà almeno la terza, e quando lo ritrovo lo prendo sempre. Vi mostro inoltre queste barrette della Vita Snella, in particolare queste hanno all'interno l'arancia. Sono un ottimo spezzafame, contengono solamente, mi sembra, 99 calorie e sono ideali per una merenda, uno spuntino leggero. Dentro ce ne sono 6 e sono imbustate singolarmente. Buone, le avevo provate anche alla prugna, ma queste all'arancia sono ancora più buone. Poi, questi sono dei probiotici al gusto fragola della marca Vivo Meglio, che si trova da MD. Li ho comprati per i miei bambini per fare merenda. Sono buoni, io non gradisco questo tipo di prodotto, però loro le mangiano volentieri. Un prodottino interessante che vi mostro è questa mini marmellata, chiamiamola così. È una salsa alla cipolla rossa, molto piccola, che si può mangiare accompagnata ai salumi e ai formaggi. L'ho comprata in un tris dove c'è cipolla rossa ed altri gusti. La cipolla rossa è buonissima ed è veramente buona, cioè tipo la cipolla caramellata, molto buona. L'unica cosa è che ha un prezzo un pochino elevato. Adesso il tris non mi ricordo quanto costa, però se la prendi singolarmente costa quasi 2 euro, quindi insomma è buona, però costicchia. Passiamo di qua. Mi hanno regalato questi due mini sides del Ballantine, che è un whisky, e vabbè, l'abbiamo bevuto a fine pasto, buono, e carina la confezione, mi dispiace anche buttarla via, ma cosa me ne faccio. Poi vi mostro questo drenante che ho terminato, avevo già fatto un video in cui vi parlavo di questo prodotto, l'ho finito, l'avevo comprato in farmacia e allora, azione drenante, insomma, l'ho trovato tanto dolce per il tipo di prodotto e quindi dovevo aumentare la dose di acqua perché era davvero tanto dolce, mi pareva che mi facesse più che un effetto drenante, un effetto gonfiante. Quindi prezzo piuttosto elevato perché l'ho pagato intorno ai 17 euro e non credo che lo ricomprerò perché ho trovato un altro prodotto su Amazon del quale vi parlerò, sempre equivalente a questo, che costa un terzo ed è, ce n'è anche di più e secondo me ha un effetto drenante maggiore. Comunque ve ne parlerò nel prossimo video. Quindi questo secondo me non vale la pena spendere così tanto per un prodotto di questo genere. Poi, biscottini, vi mostro questi biscottini della Oro Saiba che ho trovato dentro la Degusta Box di qualche tempo fa. Sono con frutti rossi e nocciole. Allora, a parte che faceva parte di quel lotto di prodotti arrivati tutti sbriciolati e quindi chiaramente il prodotto non si presentava così, ma si presentava tutto a pezzi. Tuttavia il sapore era buono e erano molto grossi come biscotti, cioè fate conto che questa potrebbe essere la dimensione reale, quindi erano molto grandi. Dentro c'era una vaschetta con tipo 6 o 8 biscotti, li abbiamo finiti in un paio di volte, molto buoni, molto ricchi comunque, cioè poco dietetici, ecco. Poi, sempre per i miei figli, ho comprato questi biscotti farciti al supermercato Shan. Ci sono 6 confezioni all'interno e ogni confezione ha 4 biscotti, assomigliano a quelli Ringo e li mandavo a scuola come merenda perché erano già confezionati. Queste sono le famose girelle che ho trovato nella Degusta Box di questo mese, delle quali non ho potuto farne neanche un morsetto perché i miei figli se le sono letteralmente spazzolate. A detta loro erano molto buone e c'era questa combo di frutti rossi e cioccolata che secondo me era veramente fantastica, però
A giudicare dal poco tempo che mi sono durate queste girelle, suppongo che fossero davvero buone. Poi, altre merendine sono questi roll che ho comprato sempre all'MD, la marca è la Dolce, non l'avevo mai sentita, e sono delle merendine arrotolate, ricoperte di cioccolata al gusto di nocciola. Anche queste io non le ho assaggiate, ma sono state spazzolate, quindi presumo che fossero buone. Ho comprato infine, no, infine ho altri prodotti, sempre allo Shan, questi croissant integrali con zucchero di canna sopra e vuoti all'interno. Anche questi li ho dati ai miei bambini per merenda, per colazione. A loro piace che all'interno ci sia qualcosa, queste erano vuote e quindi ci mettevo o il miele o la marmellata a seconda di quello che preferivano. Buone, credo che fossero buone anche queste, sebbene non le abbia mangiate, sono state finite molto in fretta. Vi mostro questa cioccolata Milka classica, classico cioccolato bianco, anche questo molto buono e classico, insomma, prodotto che si vede spesso. E infine abbiamo finito, anzi non abbiamo finito, ma sono ancora in frigo gli ovetti assortiti della marca Victors. Questi ovetti era una bella confezione con tutti gli ovetti ricoperti di queste carte colorate, rosse, d'oro, gialle, verdi, e li ho usati per fare la caccia alle uova il giorno di Pasquetta. I miei figli le ho nascoste per tutta la casa e si sono divertiti a cercarle. Ecco, questi sono i miei prodotti finiti per quanto riguarda il mese di aprile. Spero di avervi dato degli spunti interessanti per i vostri acquisti. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!